Volevo permettere che ogni volta che pronuncerò la parola pregare, fate attenzione se trovo la maiuscola, non trovo la maiuscola, proprio per distinguerlo dal senso comune di capire che nel nostro caso pregare si trova bene, è pronunciato la maiuscola. Scusate, fra i tanti troppi eroi che infarciscono il cosiddetto risorgimento, la storiografia ufficiale si guarda bene dal menzionare colei qui, senza dubbio alcuno, che fosse l'unica militare del periodo, Maria Sofia Felice Fa, ultima regina di Napoli, moglie di Francesco II di Bordone, che dagli sbatti della fortezza di Gaeta oppose l'ultima eroica sfortunata resistenza contro l'invasione piemontese, che senza lui mai dichiarare ufficialmente guerra, con una ignominiosa aggressione, fagocitò il più antico, il più prospero, il più esteso territorio della penisola italiana, il regno del Trecento. Noi questa sera celebreremo l'eroismo dei vinti, di quei vinti che in lingue di scuola non ricordano, di quei vinti che ebbero come loro regina l'eroica Maria Sofia, una sovrana di cui venne scorreva un sangue tra i più nobili della storia, come ebbe a scrivere Marcel Proust, e che, benché tedesca, possedeva una certa passionalità mediterranea. In lei si potevano infatti passione e riservo, sorriso e malinconia, giovinezza e insoddisfazione, anticonformista, ribelle, indomita, tenace, orgogliosa, mai rassegnata, spiegò il destino, e il suo coraggioso impeto d'azione a Creta la spinse sempre in maligna, insieme con i suoi soldati. Terz'ultima figlia dei duchi Max e Ludovica di Baviera, sorella minore della più famosa Elisabetta Sissi, futura imperatrice d'Austria, Maria Sofia nacque a Possenhofen, la località dell'Alta Baviera, il 4 ottobre 1845. Tra tutti i fratelli e sorelle di Wittelsbach, le più belle in assoluto erano Elisabetta e Maria Sofia. Eccezionalmente fortunate, in un mondo popolato di biondi, avevano corpi slanciati, altezza superiore alla media e occhi profondamente turchini. Non appena 17enne, Maria Sofia fu chiesta in moglie da Francesco II di Borbone, erede al trono delle sue Sicilie, che sposò per procura, non ancora 18enne. Più di 3 mesi dopo il matrimonio, il 22 maggio 1859, moriva Re Ferdinando e Maria Sofia diventava anzi tempo regina delle sue Sicilie. L'anno successivo Garibaldi, sbarcato a Massata, grazie alla spudorata subito alla protezione della Gran Bretagna, avrebbe poi impunemente risalito la penisola. In quell'estate del 1860, mentre vedeva sgretolarsi i regni sotto gli occhi, Francesco II, appellandosi al principio del legittimismo, da un lato cercava di coinvolgere i sovrani d'Europa, chiamando la loro attenzione sulla questione, e sperando in un loro decisivo intervento. Dall'altro si intestativa ad affidare il comando alle sue truppe al generale De Gregori, che a loro volta faceva una gara a sottrarsi alle proprie responsabilità. Ed è quindi già si comincia a vedere l'angolo milanese, diciamo così, Maria Sofia. Infatti, l'unica a vedere chiaro in quella situazione, e da non perdere di vista mai la realtà, era Maria Sofia, la quale incitava continuamente il marito di mettersi lui, in prima persona, al comando delle truppe. I soldati avevano seguito oggi chiusi e chissà se con entusiasmo, unito all'eroismo di cui in più di un'occasione abbiamo dato prova, non avrebbe costretto per pregare il bando a scappare con le braghe in mano su qualche nave inglese che per l'appunto seguiva passo passo tutti i suoi spostamenti. Purtroppo però l'esortazione della regina rimase inascoltata e così il 6 settembre fu costretto dal bando alla nave. Qualcuno parlò di fuga, in realtà però così facendo Francesco II evitò che la sua amata capitale fosse bombardata dalla nave inglese, che già era nel porto, proprio a ridosso del Palazzo Reale, di fronte a Santa Lucia, che all'epoca affacciava direttamente sul mare, e quindi proprio in direzione della città delle Carabinieri, già opportunamente posizionata nella nave. In tal caso avrebbe risposto l'artiglieria a bomboni della stessa Antenna, e si può immaginare quanto spargimento di sangue ci sarebbe stato nell'estate di Napoli, cosa che Francesco II non volle e che intenzionalmente evitò. Dopo la gloriosa ma sfortunata battaglia di Volturno, il baricentro dell'estrema difesa dei regni e Borbonio si sposterà a Gaeta,
dove si dispaccia la sua antica fortezza, col suo spregiudicato comportamento, col suo sprezzo del pericolo, in tutti gli 800 giorni d'assedio, Maria Sofia scriverà la sua pagina di storia più gloriosa, per cui da allora in poi sarà ricordato come di Herbert von Gaeta, l'eroina di Gaeta. In questo assedio, che durerà dal 5 novembre 1860 al 14 febbraio 1861, la nostra storia, scritta come solito da vincitori, ignora quasi del tutto il comportamento eroico di Maria Sofia, che fin dal primo giorno del suo arrivo a Gaeta diventava il simbolo dell'assedio. La sua immagine di eroina romantica si impone all'attenzione dell'intera Europa. Gli avventori a bordo delle più illustre casate aristocratiche ancora una caída per offrire alla giovane regina la loro spada e spesso anche il loro cuore. Mentre le dame della nobiltà europea fanno una gara per far giungere i segni da cinque della loro ammirazione per quella che stava diventando la più famosa delle cosiddette Wittelsbacher, una romantica diciannovenne che per l'ambiente eccezionale dove sono state bandite le povere consuetudini di corte ed è imposto la semplice vita di caserma, trova finalmente il luogo ideale per sfogare pienamente la sua esuberanza e vivere con l'avventura che ha sempre sognato. Maria Sofia vivrà a Gaeta i giorni più esaltati della sua vita e mai riscorderà. All'interno della roccaforte la situazione appare subito molto critica. Scarse le logiste e gli armamenti, che divenivano ogni giorno più numerosa, la guarnigione diventava ogni giorno più numerosa, a causa di un continuo sopraggiunto di volontari. Dalle circa 3.000 persone che abitualmente ne conteneva, si arrivò presto oltre 15.000 presenze. Ai difensori mancavano coperte e pagliarici ed erano costretti a dormire soprattutto a terra. Mentre l'assedio si faceva sempre più duro, Maria Sofia visitava le parti delle caselle, controllava i rafforzamenti, predisponeva l'assistenza ai feriti che ci sarebbero stati ed intensificò i rapporti diretti con la popolazione, tra la quale la giovane regina diventò ben presto popolarissima. Il suo ardimento naturale, unito a una buona dose di giovanile superanza, la spingeva nei luoghi dove il pericolo era maggiore. Visitava le più esposte postazioni dell'artiglieria, portando il suo splendido sorriso, la sua parola di incoraggiamento ai suoi soldati, che naturalmente la idolatravano. La regina sfruttava anche il suo fascino politico per alimentare lo spirito di resistenza. L'ambasciatore di Spagna, Bermuda de Castro, era sempre a suo fianco, anche nei momenti in cui il pericolo era già grande. L'ammiraglio del Barbier de Finale, comandante della squadra francese ancorata davanti a Gaeta, era perdutamente innamorato di lei. Altrettanto erano numerosi volontari e legittimisti stranieri, e persino dei semplici soldati, che le inviavano poemi amorosi rossi quando succede. Per tutti, infine, la visione della regina che appariva in mezzo a un'altra. Tranquilla e allegra della sua freschezza di fanciulla non ancora ventenne, rappresentava un motivo di conforto e di entusiasmo. Di giorno e di notte si recava a visitare i feriti che animava, confortava e consolava ad uno ad uno con parole non di regina, ma di sorella e di madre. Era una meraviglia vedere quella bellissima e maestosa giovanetta sotto il più micidiale bombardamento. Solo un profuso cavallo, visitare tutti gli ospedali, le batterie dove si combatteva, di dare gare, consolazione e soccorso. Essa appariva in mezzo al fumo dei cannoni, allo scoppio delle bombe nemiche, come lanciano consolatori. Oh, donna veramente ammirabile, scrive Giuseppe Puttano, quante volte ti vidi a volte in turni di micidiali proiettili, e mentre tremavo per te, tu uscivi dalle rovine balde e sorridevi. Tu eri la meraviglia del tuo sesso, tu l'onore e l'orgoglio della medesima nostra scrittura. Se la tristezza di poco, la pace, giunge a strapparsi la corona, Gaeta riposa un altro sul tuo nobile capo, smagliante, luce e peritura, che abbagliò i tuoi bisogni di quei nemici e fece sorridere con piacenza i due fedelissimi sudditi. E così fu, quella corona strappata alla testa lasciò il posto di portare a Olea di eroina di Gaeta. Tantissimi componimenti poetici sono stati composti per descrivere tutti questi stati d'animo nei confronti di Maria Sofia. Ma su tutti giganteggia quello grandissimo poeta napoletano Ferdinando Russo, che nel 1919 mise in versi la testimonianza di un reduce di Gaeta, un ex artigliere da lui intervistato, Michele Migliaccio, un soldato di Gaeta, un vecchio popolano che la scrittura aveva scaramentato il precipizio della miseria,
costò il cielo in un ospizio di poveri, ove egli passò gli ultimi anni amari, cieco di olio e materno braccio, e di cui l'unico preziosissimo tesoro, rappresentato dalla medaglia dei suoi, aveva distribuito a tutti i soldati prima di passare per il Signore. E a regina, Signore, quando era freddo, e cercò di dire, che Maria, buona buona parola su di te, buona salute di mano alla figlia, si è sempre un buco, da un setto, correndo con la giacca, un messaggio, bocca a volo, con giornanze sante, e mandandola tutto quanto. Muriva esse, lo suono di tutto quanto, desiderando quasi a fronte a che era significato, ma tipo c'è un anno per fare la morte che si chiama Betta. Betta, la vera occhiata sta rinviando, ti faceva la vita fuori una cella. Come è così, Signore Dio, e questo occultato e pianto e fuori vita. Questi bellissimi due momenti appuntamenti, camminando luce. Quando non capitava fra i soldati, la regina passava gran parte del suo tempo fra i feriti. I soldati lavoravano e tutti volevano baciare la mano. Uno di essi, gravemente ferito, posò chiedere la sua assistenza durante la notte e Maria Sofia esaudì il suo desiderio, restando vicino fino a sopraggiungere la morte. Dopo un violento intensificarsi bombardamento all'inizio del 1861, la situazione diventò drammatica e si cominciò a trattare la crisi. Alle 7 della mattina del 14 febbraio, Francesco II e Maria Sofia uscirono dalla loro casa matta per imbarcarsi sulla nave Francesco Moretta. Per la prima volta gli occhi della regina erano inditi dalle lacrime, le stesse lacrime che arrivavano in volto di tutti, uomini, cavalli, uomini, donne, militari, civili, e anziani e bambini. Il successivo decennio, la coppia reale lo visse nell'assedio di Roma, nell'esilio di Roma, scusate, ospiti di Pio IX, prima a Quirinale e successivamente a Palazzo Farnese. Qui Maria Sofia non perse tempo a riprendere la lotta mirata con il funzionario sotto le luci. Vieni delle fucilazioni dei piemontesi e dei vari focolai dei volti che si addizzavano contro di loro non potevano lasciare differente. Premeva e voleva dare inizio alla riscossa il più presto possibile. Voleva riunire attorno alla bandiera egiziana l'ultima contenta della nuova situazione. Non importava se si trattasse di veri legittimisti o di avventurieri di vestiti che affluivano a Roma da ogni parte dell'Europa. Era il Torinoni e De Vinte Cristelli dalla Francia. Generale Carlista José Borges dalla Spagna, il marchese Alfredo Tresemier dal Belgio, il conte Erwin von Kalkreuth dalla Prussia, Ludwig Richard Zimmermann dall'Assia, per citare i più famosi. Quest'ultimo, nelle sue memorie, così ne descrisse di conto il palazzo del Quirinale. Mentre percorreva il gran cortile, re e la sua consorte uscivano dalle semplici da rossi, vedeva la coppia per la prima volta e osservandoli, non sminuiva la grande simpatia che avevo fino alla loro provata per questi giovani sfortunati negli anni. La storiografia ufficiale dividerà tutte queste figure di romantici, capendoli con il termine specifico di brigante. In molti casi, però, si tratta di veri e propri eroi, insorgenti, che, se avessero vinto la loro battaglia, sarebbero stati definiti partigiani. Quella che gli storici italiani chiamano guerra del brigantaggio confidò in proposito l'ormai anziana regina Giovanni Papini a Parigi nel 1914, fu la generosa rivolta degli umili contro le regine piemontese. Se il mio sposo, invece di rimanere a Roma, avesse varcato i confini della Roma e si fosse messo a capo dei risorti raccogliendo le banche sparse del suo esercito, sarebbe diventato vittorioso della regina Napoli. E purtroppo anche.